che era vistoso, e anche dello scontro diretto, quello che una volta si chiamava il potere o il sistema, la sottrazione certo radicale. Il fatto stesso che lo abbia tradotto Gianni Celati, proprio in quegli anni, alla metà degli anni 80, è sintomatico. Celati ha tradotto tantissime altre cose, tranquillamente, salutiamo questi giorni Ulisse, che insomma è una fatica. Però secondo me questa traduzione ha un valore particolare, perché Celati è lui stesso un po' un creatore di questa mitologia, non solo attraverso parte di Celati e Mario Cavazzoni che è qui vicino a me, e tutta una serie di figure che sono state chiamate lunatici, pascolanti, gli strambi, cioè, Cavazzoni ha sintomaticamente richiamato il toccato, il semplice, che era una rivista che era stata fatta da Feltrinelli, diretta da Celati tantissimi anni fa, colui che qui che si ritira, che se ne va, Celati anche lui che se ne è proprio andato, si è dimesso dall'università, è andato all'estero, è andato in Africa, no? La persona che lascia, che abbandona il campo, che non si mette. Ecco, non dico che tutto questo è derivato dal lettore di Walter, io dico che per molte persone, credo anche in parte sicuramente per Celati, Walter vi ha costituito non una paternità, perché questo è impossibile, un classico personaggio celibe, ma sicuramente qualcosa di fraterno, qualcosa che portava all'incandescenza, al massimo grado, probabilmente al grado zero, questo tipo di atteggiamento, che è stata un'uscita, una cura, una terapia anche per una serie di cose che probabilmente sono state sentite dal punto di vista della sofferenza, hanno prodotto sofferenza, un'uscita, diciamo, l'uscita del Novecento non è stata semplice, ecco, mettiamola così. Secondo me si capisce bene Bartleby, prima Cavazzoni l'ha messo insieme con il bellissimo racconto di Kafka, se pensate a un'altra figura abbastanza simile, che è Robert Walser, qui, peraltro Kafka. Robert Walser è questo scrittore che in Italia è in gran spolvero, che è stato pubblicato da Adelphi, molto amato da Walter Benjamin, e sia i suoi personaggi, sia lo scrittore stesso sono in qualche modo immersi in questo stesso ambito, in questa stessa aura. Walser era qualcuno che ogni tanto si ritirava e andava in una cosa per scrittori disoccupati, rifiutava che qualunque persona gli dicesse che lui era un bravo scrittore, se mi interrompo l'amicizia se mi nomini ancora i miei scritti, e anche i personaggi dei suoi racconti, dei suoi romanzi, bellissimi, hanno questo tipo di caratteristiche un po' alla parte, dicevo. Jacob von Gunther, per esempio, nell'Istituto Beniamento, va in questo istituto dove ti insegna a servire. Ti insegna a servire, nel senso che ti insegna a liberarti dal pensiero, essenzialmente. Hanno il fine di diventare stupidi. Uno poi potrebbe citare Gombo, dice adesso c'è tutta, che è stato un altro scrittore che è molto piaciuto in Italia negli anni 80. Un scrittore che ha fatto dell'idiozia, diciamo così, una sorta di, come diceva prima il giornalista del Carlino, una cosa di un'attacca d'orgoglio, insomma, ecco, da questo punto di vista. È significativo che nel 1970, questo dimostra il suo fiuto editoriale, insomma, culturale, Roberto Calasso scrive l'introduzione, che è la Delphi, se non è di divinità, sì, la Delphi è dentro questa costellazione che sto costruendo, scrive una postazione molto densa, molto tesa a Jacob von Gunther, in cui cita insieme, proprio insieme, esplicitamente Bartleby e Walser, parte dei personaggi di Walser, parte di ancora questo tipo di scrittore qua. Calasso preparava già, io credo, è molto diverso da quella che è stata l'opzione di Celati, di Cavazzoni e di altri, una sorta di asilo, che è anche un asilo della delusione, che è anche un asilo della rinuncia ad alcune cose. Se vogliamo fare un pochino di sociologia spicciola, io ho ritrovato un articolo del 1982 scritto da Franco Fortini, un poeta, che parla delle persone di quella generazione lì, diciamo, ultimi anni degli anni 70 e poi anni 80 che si stanno annunciando, come di fratelli amorevoli, non tutti ovviamente. Fortini contrappone all'arroganza, in qualche modo allo sgomitare, all'avidità di potere che ha caratterizzato molti ex santottini, parlo ovviamente di leader, non di tutta la generazione, cosa che non avrebbe senso. Questa opzione è fatta da persone che vogliono stare molto di più nella decenza, che vogliono stare molto di più a margine. Adesso mi ero preso alcune caratterizzazioni che faceva Fortini: non sgomitare, non correre come sorci la corsa della gara quotidiana, discrezione, una fascia sociale un po' più bassa degli ex santottini, non baroni all'università, scuole, editorie.
non portano lutti troppo esibiti, sono ritrosi, hanno eletto valore riservo, ironia, evasività, latenza, rifiuto del tragico, buona educazione, decenza, tolleranza, sopportazione, finezza, sobrietà, niente entusiasmi ma anche disponibilità a allontanarsi, a celarsi alla vista. Orrore per chi alza la voce e per tutto ciò che è sconveniente, passioni silenziose, autenticità, esperienza vera, mesta ilarità, presuppongono l'esistenza di un potere dispotico e inoppugnabile col quale meglio non scontrarsi. Le guerre di religione hanno già fatto troppe vittime. Si pongono nel mondo ben decisi a non essere interamente del mondo e a non ricostruirlo. Dicono, sempre sorridenti, di voler sedere solo su strapuntini. Un piccolo posto, diciamo. Ecco, io non dico che chi ha tradotto Bartleby, chi leggeva Bartleby, che questa è una lettura credibile di Bartleby. Dico che probabilmente è uno sfondo un po' più vasto, diciamo così. Bartleby da questo punto di vista ha rappresentato, l'ho già detto, il grado zero, la figura del calore bianco, quella che portava all'estremo, che questo è un racconto di persone estreme, significa anche con la morte, il rifiuto del calore della vita, che quanto l'erba continua a crescere, Bartleby non cresce, non solo non scrive, ma muore, cioè cellule muoiono, non è più tra loro. Era un'area del tempo che secondo me è abbastanza dominata negli anni 70 e anche all'inizio degli anni 90. Pensate a quanto molti scrittori che hanno esordito all'inizio degli anni 80 sono andati a recuperarsi e scegliersi un po' come padri delle figure un po' appartate, un po' fuori canone, un po' rimaste fuori, fascinose, ma fascinose anche perché appartate. Prima Delfini, grandissimo scrittore, che poi appunto Celati ha procurato una bellissima edizione in auto. Silvio D'Arzo, che ha avuto un piccolo culto meritato peraltro, per quanto mi riguarda, Romano Bilenchi, poi addirittura Loria, Panzini, io francamente non avrei mai creduto che sarebbe stato recuperato proprio Panzini, invece a un certo punto Tondelli si è interessato a Panzini, e credo che una cosa di anni meno stilistici o meno di queste persone fosse nel loro essere un po' innanita, essere un po' anacoreti del grande racconto della letteratura italiana. Ecco, parte di tutta questa galassia che sto cercando di dire, forse un po' fantasiosa, non credo sia del tutto arbitrario, era un po' il centro bianco, il centro vuoto, molto da dire, non raccontava la sua amabile provincia, ci vediamo, cioè, avrei avuto preferenza di no, se gli avessero chiesto di raccontare di Parma o di cosa, avrebbe detto no, no, avrei preferenza di no, è un racconto proprio di diserba, di dove, di bell'aria, anzi. Dato neanche le letture filosofiche, prima è stato evocato Deleuze, ma Deleuze però a un certo punto dice Bartleby non ha niente a che vedere con la negazione, non ha assolutamente nulla a che vedere con la negazione, la formula disassesta è riguardo, cioè non nega. E Agamben, in quel saggio che poi è stato tradotto insieme dalla casa di Felice Quadribert, a questo punto evoca gli angeli, anche lui dice non ha nulla a che vedere con la negazione, ma ne ha un prodotto, e tira fuori inevitabilmente gli angeli, un'altra figura molto importante degli anni 80, un personaggio così corrusco come Massimo Cacciari, a un certo punto ha scritto un libro sull'angelo, che tutti parlavano dell'angelo della storia di Benjamin, che Benjamin sembrava un po' Donna d'Arco, no? Angeli dappertutto, mentre ha fatto anche tante altre cose. C'è stato sicuramente un sintomo, io credo, di dismissione di radicalità, legittima per quanto mi riguarda, un uso, non era solo una lettura, un uso, un prelievo delle potenzialità che ci sono in questo testo, e prima Cavazzoni ha fatto uno splendido esercizio ermeneutico, in questo modo così elegante di tirare fuori tutti i fili che potevano connettere appunto agli anacoreti, al sacro, alla persona che non ha più niente da dire in un mondo che è un mondo dominato da Wall Street. Hanno preso certi segni dentro questo testo, chi delle interpretazioni, chi diciamo così un po' nel grande tempo, e ne hanno cavato fuori questo mito, questo sistema, di questa costellazione di segni, che secondo me ha svolto una sua funzione, Se ne potrebbero tirare fuori tanti altri, per esempio, quindi li ha già ricordati. Per esempio, sarebbe una lettura interessante uno che andasse a cercare dentro il racconto di parte di tutte, diciamo, come si dicevano altre, le isotopie che hanno a che fare con la grandezza. E allora il Tempio, Petra, finisce in una specie di santuario egizio, di tombe egizie, ci stavano i faraoni, che erano re e dei nelle tombe egizie. Si parla di un relitto in mare, e tutti sappiamo chi è Melville, e che cos'è la storia di Moby Dick, e che Acre era un re. Si parla del busto di Cicerone, quello fa un po' ridere, perché il busto di Cicerone è normale, nello studio di un avvocato. Ma
Poi un'immagine che mi ha più colpito, per esempio, è quella di Mario, il grande condottiero democratico, sulle rovine di Cartagine. Mario è stato sconfitto da Siena. Un grande sconfitto, ma un grande rivoluzionario, capo del partito, diciamo, molto popolare della Roma. Sarebbe stato possibile tirare questo altro filo e forse sarebbero venuti fuori altri aspetti del racconto. Se sono stati tirati alcuni e non altri, evidentemente perché quel tempo aveva bisogno di quella figura. Adesso mi sembra che i bisogni sono cambiati. Oggi ci saranno Willy Wuming, verrà Christian Rhein, sarebbe dovuto venire Antonio Scurati. Sicuramente dall'inizio del nuovo millennio, diciamo così, la letteratura ha mostrato di dare fuoco, dare voce, poi può aver fatto più o meno bene, ha un altro tipo di esigenze, si potrebbero nominare anche molti altri scrittori, chiamiamoli un po' più massimalisti, la parola minimalista a me non piace, ma non si capisce mai se lo stile giapponese, carne, quello che volete, ma insomma, di un altro genere di... avrebbero forse letto questo testo in un altro modo, e d'altronde io ero immerso in questo tempo e quando ho letto il testo fondativo di Bartleby che c'è sul sito, mi sono spazzato per le ragioni che dicevano prima loro, perché Bartleby che occupa, va bene, no, quando lui fa squatting nell'ufficio. Sì, però Bartleby che prende la parola in un'assemblea, che manifesta, che se ne va in strada, che desidera, perché qui c'è apparsa la parola, è chiaro che stanno facendo un altro tipo di uso, che oggi è venuto qui appunto a chiedere come lo motivavano tramite anche delle strategie testuali, delle strategie interpretative, perché appunto sono migliori gli usi che si appoggiano su delle buone interpretazioni. Però poi mi è venuto in mente con questo chiuso che in realtà certo le generazioni precedenti hanno lasciato per il momento tracce di testi, perché le generazioni passano e dei testi rimangono, e quindi degli usi che noi abbiamo fatto, che abbiamo visto fare di questo racconto, ci sono dei segni scritti che possiamo interpretare, possiamo costruire, questa è la mia proposta, potrebbero anche esserci delle altre. Però effettivamente oggi pensavo che in realtà, anche se uno non mettesse quel capo a un centro critico, o semplicemente ha scelto il nome Bartleby perché è un indovinello, per esempio, oggi mi ha colpito cosa questa idea del piccolo enigma. Il piccolo enigma su cui poi ti vengono dietro, perfino il nostro Carlino, che è tutto dire, che ti insegna un giornalista a leggere un racconto. E, ecco, in realtà l'uso che noi facciamo dei testi, quell'uso che mette capo all'interpretazione, magari scrive degli altri, scrive dei saggi, è soltanto una piccola parte degli usi che noi facciamo, che possiamo fare dei testi. Sono usi che hanno a che vedere con la nostra meditazione, con la nostra solitudine, sono usi che hanno a che vedere con la conversazione, con mettersi insieme, con lo scegliersi un nome, magari ci siete, c'è in quanti hanno il nickname di Bartleby sulle chat, sui forum, sui blog, non so, non solo in Italia. E c'è poi anche un uso propriamente detto, che mette capo a una frase, che mette capo a un'azione, e non è più illegittimo di altri, non è più illegittimo di altri, tutto sta a vedere quello che fa. Ecco, forse era questo il filo che viene tirato, era il filo che doveva essere tirato, ma naturalmente questo non spetta a me a dirlo. Grazie. L'ultimo intervento di questa prima parte, Maurizio Matteuzzi, che insegna a Bologna filosofia del linguaggio, e poi ci fermiamo e discutiamo un po' sia tra le persone che sono intervenute, un po' di dibattito sia con il pubblico sia con le persone che sono intervenute, perché mi sembra che ci siano delle cose interessanti da dire. Allora, sì, è quello che non funziona. Dunque, io comincerei con una domanda a Daniele, siamo sicuri che non è prossimo alla ristampa di quello, perché non vorrei che il mio intervento fosse la prossima idiozia su... ecco appunto, se si può evitare questo rischio forse è meglio, anche perché appunto io qui mi sento un infiltrato, e cioè sono di un'altra parrocchia, anche se probabilmente cucina, ovvero non sono letterato.
E proprio per questo cerco di testimoniare una percezione, una lettura, un'impressione molto personale che si discosta un po' dagli esempi che sono stati fatti, che anche se fatti con una grande maestria sono in buona misura canonici, nel senso che il collegamento Bardi di Kafka o Bardi di Musil eccetera appartiene un po' ai canoni della letteratura, cioè che vede la figura di Bartleby come anticipatrice in qualche modo della letteratura dell'esistenza, della letteratura dell'assurdo. Io invece vorrei fare un discorso più diretto rispetto al rapporto con una lettura filosofica, cioè penso che così come la filosofia a volte può essere un pungolo per la letteratura, può avvenire anche viceversa. E allora io interpreto la figura di Bartleby come la spia di una certa trasformazione filosofica e cerco di spiegarmi, cerco di essere breve anche se non è facile perché devo passare in rassegna un tempo molto lungo, anche se cercherò di farlo ovviamente in modo molto rapido e ovviamente anche in modo, come si può dire, molto semplice, quindi mi scuso con gli addetti ai lavori, ce ne fosse qualcuno in filosofia, ma devo dire magari anche delle banalità. Dunque, la filosofia moderna, come penso tutti voi sappiate, nasce con Cartesio e non come fanno i testi italiani con Bruno Teresio Campanella, è un problema probabilmente di amore patriottico, ma in realtà nasce con Cartesio perché Cartesio, che è il primo che parte dall'io e non dal mondo e da Dio, e parte dal problema di stabilire prima di tutto i limiti della conoscenza umana, come fai tu a conoscerlo, come fai tu a dirlo, e questo diventa il problema per secoli, nel senso che nella stessa mentalità poi ci mettono tutti i grandi, Locke, Beck, Hume, Spinoza, Leibniz, fino a Kant compreso, partono sempre dal problema, la conoscenza cos'è, da dove parte. Bene, in estrema sintesi, si generano dei grandi sistemi filosofici monolitici, pensate a Spinoza, pensate al sistema di Leibniz e così via. Probabilmente una delle massime espressioni è Kant, più sistematico di Kant credo che non ci sia niente, no? I grandi temi suddivisi nelle tre grandi critiche, no? Quello teoretico, quello etico e quello estetico, eccetera. Per questa via si potrebbe parlare della Wissenschaft der, anche se l'ha scritta 14 volte non andava ancora bene, di Fichte, si potrebbe parlare di Schelling. Io credo che l'espressione massima di questa esigenza di sistema totalizzante, monolitico, che ricomprende in sé ogni problema, ogni tratto del pensiero umano e dei problemi dell'uomo, sia Hegel, l'enciclopedia delle scienze filosofiche, no? Lì c'è tutto, ci trovate Stato, famiglia, arte, filosofia, eccetera, eccetera. Ogni cosa ha la sua casella. Nell'Ottocento si ha un capovolgimento delle fondamenta con il positivismo, nel senso che Kant parte da presupposti completamente diversi, però a sua volta costruisce un sistema monolitico. La legge dei tre stati, la gerarchia delle scienze, dal generale al particolare, dal semplice al complesso, dall'astronomia fino alla sociologia, eccetera, eccetera. Non posso ovviamente soffermarmi, ma è un enorme sistema che viene poi ripensato e riscritto, ma non in modo meno sistematico, da Spencer, il quale non fa altro che ripensare Kant alla luce della pubblicazione dell'Origine della specie di Darwin, che è quasi quella a Bartleby, no? Del 1859, la prima edizione di Bartleby del 1853, come ha ricordato Federico. Bene, quindi per secoli grandi sistemi onnicomprensivi. Si parte dal problema gnoseologico. Poi cominciano a sorgere dei segnali che sono segnali di segno opposto. Si cominciano a scorgere in Schopenhauer, per esempio, il quale trova che la difesa nei confronti del Wille zu leben è la noluntas,
prima diceva, ricordava giustamente Daniele, Abate non è la negazione, no, ma non è neanche la volontà, cioè è il riconoscere che questo mondo non mi interessa, quindi è il disinteresse, quindi in un certo senso è il rifiuto, l'esodo dalla villa Giulietta, cioè dall'egoismo. Tra parentesi, ecco, questo tipo di lettura che sto cercando di costruire è, su cui sono in dubbio ovviamente, nel senso che me la sono inventata, cioè ho pensato in funzione di quello che dovevo dire, cosa direi io su Bartleby. Ecco, direi che questo tipo di lettura che sto cercando di porgere la trovo molto confortata con alcune espressioni usate da Ermanno. Ermanno ha parlato di alcune parole, me le sono scritte, adesso spero di ritrovarle, e ha parlato di eremo, di solipsismo, ha parlato di muro, ha parlato di sacro, e questo è un passaggio fondamentale per quello che voglio dire, cioè Schleiermacher che definisce la religione come esistenza dell'infinito, Feuerbach che dice che l'uomo è un tipo digerente ma che ha un'ansia di infinito e quindi che proietta fuori di sé verso un qualche cosa che è Dio, che non è altro che l'ottativo del cuore portato all'estrema potenza. Ecco, tutte queste cose che in qualche modo mi ricordano ovviamente, mi pare meglio col termine sacro, se vogliamo anche col termine angeli da un certo punto di vista, ma soprattutto la parola copista e la parola falsario, che rimandano a un altro concetto che comincia a farsi strada e che diventerà tipico della filosofia moderna, che è il mascheramento, cioè ogni termine trova in un mio lessico il suo analogo quasi diretto. Bene, dicevamo di Schopenhauer, ecco, poi abbiamo ovviamente un salto in avanti notevole con Kierkegaard, e cioè con il fatto che l'individuo diventa il perno di ogni ragionamento e questo individuo ha uno scarto rispetto all'essere, cioè ha ambizioni che sono diverse, che sono, non sono soddisfacibili. Non solo, ma ha un tale contrasto con il mondo circostante che l'unica difesa diventa il mascheramento, cioè diventare l'uomo estetico, il Don Giovanni, oppure il padre di famiglia, no? L'uomo etico, fino al raggiungimento della sorge, della preoccupazione che porta all'angoscia. E quando arriviamo all'angoscia, allora, ecco, in Kierkegaard io ho la scelta, ho l'uomo religioso, che è l'uomo ascetico, ma, come dire, è un uomo, io direi senza eudaimonia, un uomo privo di felicità. L'alternativa è l'altro grande saggio di Kierkegaard, la malattia mortale, e cioè la disperazione. E anche qui io ci vedo molto di Bartleby nella la disperazione, che cos'è? È appunto la rinuncia a tutto, nel senso che è come il digiuratore di Ermanno, no? Cioè nulla mi interessa più di Kafka e di Ermanno. Ecco, allora, sostanzialmente qual è il messaggio nuovo che poi passa in Aspers, soprattutto in Heidegger? È che l'uomo è un Dasein, un capitare, un esserci, e ha un'ansia metafisica, vorrebbe essere infinito, vorrebbe essere eterno, vorrebbe fare cose grandi, e invece deve fare i conti con la dimensione sociale entro cui o si maschera o appunto, anche se preferirebbe di no, ci muore, nel senso che è la filosofia del fallimento, la filosofia della rinuncia, la filosofia del naufragio. Che cosa può dar senso a tutto ciò? Dal momento che non arrivo all'essere, l'unica possibilità è il vivere per la morte, e cioè la conclusione heideggeriana più negativa possibile. È, insomma, allora il senso di questo brevissimo vaniloquio qual è? Bartleby è una figura che in qualche modo prelude,
che in qualche modo pungola, che in qualche modo presagisce quel percorso che verrà fatto attraverso vari autori, da Schopenhauer, poi io ho saltato Nietzsche per questioni di sinteticità, ci sarebbe tantissimo da dire ovviamente, verso quell'atteggiamento nuovo, tipicamente moderno, che è la filosofia esistenzialista. Quindi non soltanto verso la letteratura dell'esistenza o la letteratura dell'assurdo, di cui peraltro io non mi intendo, ma anche verso un riscontro teoretico, ovvero lo scarto tra esistenza ed essenza, tra l'idea di essenza di Tommaso, cioè in altre parole, da un lato noi siamo il Dasein, capitiamo qui tutto e comunque, dall'altro lato noi abbiamo ambizioni disgraziatamente eterne, enormi, infinite, e ad un certo punto o viviamo nella normalità, che cosa direbbe l'uomo etico di fronte a questo tipo di ragionamento? Tu sei scemo, ma cosa vuoi? Il padrone, l'avvocato, no, che insomma, ti do il lavoro, ti do da mangiare, ti sopporto. Allora ho tutti i mascheri che il fare il copista, perché il copista non deve mica ragionare, il copista deve semplicemente realizzare una parte in commedia che è già scritta, cioè replicare delle cose fatte. Oppure, appunto, tu vivi per la morte, come poi è l'esito inevitabile del romanzo. Grazie. Bellissimo, noi abbiamo ascoltato dei bellissimi discorsi. Non si sente? Ho ascoltato dei bellissimi discorsi che mi hanno un po' alimentato i neuroni. Allora, dico due o tre cose. Cerco di essere breve. Allora, io prima di tutto dico una cosa, perché vedo che ha generato un po' di timore, visto che Celati in fondo al suo libricino fa l'elenco dei critici che hanno parlato di e anche dicendo che ogni tanto ripetono la solita solfa un po' sprezzante, ogni tanto è verso questa massa di critici, ogni tanto però dice: questo è un libro interessante, questo è un articolo interessante che ho letto. Per esempio, adesso mi viene in mente quello che ha scritto Guido Fink, che insegnava qui a Bologna, e lo cita con piacere, nel senso che dice: ah, ha detto delle cose invece interessanti. Quindi non è semplicemente, al 99% è un'antologia negativa, ma è perché sono i classici saggi accademici, potete vedere dove sono, in America soprattutto, dove si misura un po' a chi andare ad insegnare. Sì, e siccome dico America perché sono al 90% scrittori americani, essendo un autore americano, ha avuto una sovrabbondanza di scritture americane. In Italia è arrivato un po' più di recente, come diceva Daniele, come lo si è scoperto forse anche grazie a Celati, lo si è scoperto nel senso che era noto, ma non così noto. Quindi è perfettamente legittimo, credo, farsi suggestionare e dire qualche cosa a proposito del testo, come è passato. Poi ci sono tantissimi modi di leggerlo. Ecco, quello che faccio io ne ho parlato tante volte e gli chiedo sempre, non tanto che cosa vuole significare Melville con questo racconto, ma che impressione mi fa e quali sono i fili che ci vedo per cui mi colpisce. Ed è perfettamente legittimo farlo. È un'altra cosa fare il titolo accademico, che è fatto in genere in serie per dovere, cioè, ma non voglio parlare male di queste cose, che si parlano già male loro di se stessi. Ecco, allora, io l'idea che mi sono fatto di Bartleby è che vada letto alla rovescio, cosa che probabilmente tanti fanno, perché si è molto sorpresi quando alla fine c'è il post raccontino che dice, l'avvocato dice: ma ho sentito la voce che Bartleby lavorava
l'hanno detto, non so se è vero, in un ufficio di lettere smarrite. E uno dice, ma qua c'è qualche cosa che colpisce molto, lavorare in un ufficio di lettere smarrite, assomiglia un po', sono dei mestieri alla Zanichelli, c'è uno che conosco che lavora a togliere le parole dal dizionario, le parole descritte, anche questa è una specie di becchino che mi fa molta impressione, anche probabilmente è doveroso come mestiere, però su quei mestieri, e lavorare in un ufficio di lettere smarrite, anche lì c'è qualche cosa di legato alla morte, al fallimento, come dice il racconto, ma come tutti cogliamo subito. Allora, che cos'è? Provo a farvi un piccolo filo anche in base alle cose che ho sentito che mi hanno molto colpito. Bartleby, se io l'avessi conosciuto, proprio vorrei ragionarne così, fosse stato lì, era un personaggio con l'ansia, come diceva Maurizio, l'ansia metafisica addosso. Che cosa, uno che lavori all'ufficio lettere smarrite, a cosa assiste quotidianamente? Al fallimento della comunicazione umana, della relazione. Una lettera mandata, lui dice il racconto in cui c'è dentro, mi sembra, dice un anellino a volte una lettera che avrebbe risolto la vita di un altro, a volte un foglio, mi sembra, di denari, una moneta, eccetera, eccetera, che falliscono e vengono eliminate. Allora, che cos'è? L'intesa umana che crolla. E forse Bartleby era il personaggio che sperava che ci intendessimo. Intendersi significa appartenere tutti allo stesso significato. Quando avviene questo? Indubbiamente quando si è invasi dalla passione, dall'amore, ci si intende pienamente. Probabilmente la stessa persona con cui ci si intende in una maniera miracolosa dopo, quando ci si lascia e non la si sopporta più, tutto è diverso e tutto non ci si... Ecco, intendersi è essere un'unica mente, no? Intendersi, questo è quando si è profondamente amici, quando nella vita capitano questi casi di intesa anche al di là delle parole, cioè è un fatto anche probabilmente affettivo, emotivo, ci sono tanti elementi, quando di due menti se ne fa una. Chi è che è in una situazione di questo tipo, visto che l'abbiamo citato? Gli angeli. Gli angeli sono una sola mente, questa invenzione che sono gli angeli. Un angelo non smarrisce mai una lettera, perché un angelo, mentre sta per scrivere una lettera, già ha trasmesso la lettera all'altro angelo, che l'ha recepito perché hanno la stessa mente. Vuol dire, sono telepatici probabilmente, ma così telepatici che la distinzione tra un angelo e un altro non c'è. È un'unica mente che ha quella piccola divisione, che è un gravissimo problema teologico, il fatto che gli angeli siano distinti, ma lasciamo perdere per ora questa cosa. Però sono come in una situazione di tante direte di amore che tutto tiene insieme, così, per cui non c'è neanche bisogno di parlare, di mandare una lettera, perché ci si intende ancora prima. Allora Bartleby è la persona che assiste invece al fatto che c'è diversità tra le persone, tanto tra gli umani c'è diversità, tanto che ci si debbono scrivere delle lettere a volte per rimediare, lo dice proprio il racconto, ai malintesi che possono essere superati. Allora io immagino la storia di Bartleby partendo da questa fine, e Bartleby impiegato all'ufficio lettere smarrite è un po', come dire, è di fronte a qualche cosa, al dissolvimento, al fatto che siamo uomini tutti diversi, che non ci si intenderà mai e che ogni comunicazione fallisce. Allora cosa fa? Va a farsi assumere dall'avvocato, dove si copia. Allora notate, Michele e Paolo sono finiti, lì il paradiso di Bartleby sembra essere, credo che Melville dica, scrive, copia come uno che ne era, non dice questa frase, ma che era in astinenza, dice una cosa di questo tipo, che ne aveva bisogno. Lì si getta nel copiare, questa è la sua attività che gli piace. Cos'è copiare?
copiare è far passare un testo da un altro identico, in modo che resti la stessa cosa, capite? Sono tutte cose astratte, che c'è una continuità, c'è l'identità, è come se copiando un atto, in questo caso sono atti, però lo si replica. Guarda che, e quindi è come se si fosse realizzato nel copiare la condizione angelica. Lo dico meglio, provate a pensare cos'è la tradizione, come ci arrivano i testi antichi, cosa fa un filologo. Un filologo vorrebbe che nessuno mai avesse fatto un errore, vuole rimediare a tutti gli errori della tradizione, delle copiature, delle varie edizioni, e vorrebbe che il testo che è laggiù nel tempo e che è stato travisato così ci arrivasse pari pari, perché questo saremmo la stessa cosa, saremmo dentro la sua mente i testi antichi. E tutto il passato è questo tentare di continuare a farlo diventare presente, come abolire il tempo che passa da ieri all'oggi, e fare sì che siamo dentro la stessa mente anche che comprende il passato, non solo il contemporaneo, la folla dei contemporanei. Allora, e quando è che Bartleby dice I would prefer not to? Guarda, lo dice quando, questo non è irrilevante nel racconto, non so poi meglio cosa volesse dire, ma nel racconto io sono rimasto colpito da questo, quando chiama gli altri tre impiegati dell'ufficio, quarto Bartleby, a confrontare le copie di un atto. Allora, Bartleby aveva trovato il suo paradiso, finalmente copie, e quindi le cose passano, si diffondono uguali, ci intendiamo, tutto il pensiero resta identico. Invece anche la copia semplice presenta differenze, siamo degli esseri distinti, lui scopre e incomincia a dire preferisco di no, preferirei di no. A un certo punto perfino dice, quando insiste l'avvocato, dovrebbe averlo capito, una frase del genere, penso che lo ricordate molto bene. Dice, dovrebbe averlo capito, e uno si chiede ma che cosa dovrebbe aver capito? È semplice, cosa si deve capire. Ecco, e quindi questo è un fallimento, e lui si sottrae sempre maggiormente al fatto che gli uomini non sono nella condizione degli angeli, che siamo esseri distinti, e ogni passaggio di voce di scritto così cambia. E a tutto questo che parte vi si rifiuta, non è il sapere che deve essere differente, è una figura fatta così. È come la protesta, non so se dire protesta, comunque è il restare senza parole, preferisco di no, di fronte al fatto che non ci intenderemo mai, e tuttavia siamo come un nido di formiche che collabora, che fa la stessa cosa. Ed è come questo smarrimento di fronte a questo fatto. Non so se sono stato chiaro, adesso non lo sono neanche a me stesso del tutto, però aggiungo due cose che mi sono notato. Ecco, della relazione di Daniele, certo, ho apprezzato moltissimo, certo, questi autori che hai citato, Walser, Bertini, c'è qualcosa del lontanamente imparentato, forse, con questo personaggio del padre, per esempio Robert Walser, che Jacob von Kunde, un straordinario libro, eccetera, eccetera. Io sono sempre rimasto molto colpito dai cosiddetti microgrammi di Walser, ne hanno pubblicati un po' da Delphi, adesso hanno finito di decifrarli due studiosi del centro, del fondo che raccoglie i manoscritti di Walser. Questa è una cosa molto curiosa. Walser ha passato, credo, gli ultimi 40 anni, no? Se non sbaglio, della sua vita in questo manicomio di Erisauer, del genere, in Svizzera. E l'ha passato un po', non che fosse matto, e come
credo che pagasse, avesse pagato già, non so, qualcosa, non lo so, tutte le migliori, non so. Comunque da passato di tempo in questo e aveva estrema libertà, era come una casa di riposo, il modo come lui la viveva. E aveva qualche, ha avuto dei, una grave disturbo, per cui l'hanno accolto lì dentro, così, e faceva queste bellissime passeggiate a piedi, anche in mezzo alla neve, così, è stato lì dentro, guarda, e ha cominciato a scrivere, ecco, la cosa che mi colpiva, scriveva, prendeva i cartoncini usati, il cartoncino di un hotel dove c'era scritto così, che aveva spazi vuoti, mi scriveva un racconto in questi fogli a perdere, quelli che non arrivate li butta nel cestino, e riempiva gli spazi vuoti, e il raccontino che faceva, se si può definire raccontino, era lungo esattamente come gli spazi vuoti, lui scriveva in una, con una calligrafia minuscola, proprio da formica, molto regolare e così, e riempiva esattamente lo spazio vuoto, e quando lo spazio non c'era più finiva il racconto. Allora cosa era? Era prendere un foglietto destinato al pattume e farlo esistere, per un, quasi avere pietà di questo foglietto, e metterlo e riempirlo e compirlo. E poi queste cose si sono salvate, a quanto io so, semplicemente per lo psichiatra che lo seguiva, che le ha tenute, sono stati interpretati come degli scarabocchini che imitavano la scrittura e che non avevano nessun senso, come delle linee ondulate. Poi due studiosi così ci hanno passato vari anni a decifrarli, li hanno decifrati, io ne ho parlato con uno di questi due, che ci ha passato credo almeno 5-10 anni a questo lavoro, ogni giorno decifrare le scritture, somigliava molto al lavoro che ci aveva fatto Balzo. Quando ha finito lui ha detto adesso non so più cosa fare, ed era bella anche questo destino del decifratore, che il cui compito era decifrare. Allora, tutto questo lo dicevo semplicemente per dire che anche Walzer, e io apprezzo molto questo, proprio quello che diceva Daniele, lo scrivere credo che usasse a perdere, abbandonare il campo, come fa, usare questa espressione, mi sembra Walzer uno che abbandona il campo, cioè la regno, come si dice, delle lettere, dove c'è appunto chi prevale sull'altro, e fa degli scrittarelli a perdere. È uno che ha rinunciato, come va, è uno che si ritira, proprio perché, e scrive in una maniera incomprensibile, proprio come uno che sa che la comunicazione, in questo assomiglia ad arte, Walzer vivo, parte di personaggio immaginato, come uno che sa che la comunicazione è qualcosa di estremamente, ecco, arrivando appunto al circolo Bartleby, certo, non l'ho mai capito neanch'io perché hanno preso il personaggio di Bartleby come loro emblema, si può dire, hanno fatto benissimo, ho sempre approvato, perché Bartleby proprio è una persona che si ritira, abbandona il campo. Però abbandonare il campo, non so, io me lo sono sempre figurato come condotta diversa, però bellissimo. Ultima cosa che dico, aggiungo semplicemente quello che diceva Gianmario Anselmi su questa casa della letteratura, perché questa sarebbe la cosa, la riconversione del giro di persone che sono state attorno a Barthes, che secondo me, non tanto fare un braccio di ferro con Ivano Dionigi, che non capisce che avrebbe potuto avere persone che lavoravano gratuitamente per l'università e lui, il rettore, ci faceva bella figura, se le sponsorizzava, questo l'ho sempre detto, gliel'ho detto a Dionigi, sponsorizzali, fanne più, fa tuoi, invece che fare quelle cose da gradasso in Santa Lucia, che non con questo spazio immenso, bellissimo, ma così ogni tanto c'è un evento epocale per la città di Bologna e basta, invece questo potrebbe essere un'attività costante, e tu gli sponsorizzi, ecco, questi sono figli miei, fa guardare che bell'attività, merito mio che gli do gli spazi, e sarebbe stato così semplice, mi sembra, e questa è coglioneria, io non so.
Però tutta questa cosa, se continua a essere un braccio di ferro, io invito a essere più fedeli a Bartleby, se no si sente nella dimensione dei minorenni che chiedono, abbiamo diritto ad avere la casa mentre le persone crescono, d'età, non sono più universitari, vanno via così, ma continuano ancora a chiedere, voglio la paghetta settimanale, non so, ecco, un po' queste cose. Allora, perché davvero non avviare? In Germania ci sono queste Literaturhaus, che sono, ogni città ha questa bellissima istituzione, come in Italia c'è il teatro in ogni città dove fanno cose appunto epiche, musicali, teatrali, ma non, la letteratura non ha la stessa luogo adibito a questo. In Italia c'è a Roma una casa della letteratura che è analoga a Santa Lucia di Bologna, quindi non è un buon modello, come a Roma fanno solo le cose perché possano, si possa dire che sono state fatte. A Torino c'è questo circolo dei lettori, ci sono stato un mese fa, straordinario, in un bellissimo palazzo del centro, con un piccolo finanziamento della regione, a quanto so, con un bar e un ristorante annessi nella parte di scantinati che in parte si auto, perché non fare una proposta in forma positiva? Capisco che ormai Bartleby si è bruciato molto il terreno rispetto alle autorità civiche preposte, però il fatto che Gianmario seguiti che si potrebbe avviare, cioè qualche cosa che riunisca tutti i vari gruppi che fanno anche delle belle cose e diventi un luogo dove la letteratura, i libri, dove anche ovviamente, quindi che comprende già tanti altri campi attorno, diventi un luogo centrale e che cominci positivamente. E poi se l'università vuole contribuire finanziariamente, bene, se no no, ecco, questo secondo me dovrebbe essere un po' la linea di Dio. Adesso vorrei sapere se ci sono da parte soprattutto delle persone da te, diciamo così, che non sono intervenute, che non fanno parte dei relatori, se ci sono degli interventi, delle domande o anche delle osservazioni, delle aggiunte, delle repliche, non so, spero che ce ne siano. Qualcuno? Io vorrei, no, ma dato la voce abbastanza forte, io vorrei due osservazioni che sono due domande, una per Cavazzoni a proposito degli angeli e una per Latiuffi rispetto a Zazen. Gli angeli, noi siamo angeli, mi viene in mente Out Bloom quando dice siamo tutti angeli caduti, e quindi in realtà con questo profilo parte lì, come abbiamo detto, è una metafora per cui. La seconda cosa che volevo dire, questa è una domanda per Maurizio, mi sembra che la sua lettura dia, vuol dire, una visione passiva di Bartleby. Data Bartleby non è passivo, perché col fatto quando lui dice preferirei di no, si aggancia al fatto che se io non voglio, io individuo non aderisco, questa cosa non si fa. Quindi mette in luce una specie di individualismo positivo. Non so se siete d'accordo, se mi viene in mente questo. Raccogliete gli interventi. Sì, no. Due riflessioni rapidissime, visto che qua insegno sociologia, allora mi sono chiesto, mentre stanotte vi leggevo, grazie al collega che ci ha mandato il testo, lo leggevo dopo tanti anni, con molto gusto malato, vi chiedevo, dal punto di vista sociologico, chi è Bartleby? Allora, ultimamente, uno scritto di una collega, con cui ho condiviso per 35 anni lo studio dell'università, che scriveva di una figura che le chiamava il rinunciatario singolo, intendendo colui che in solitudine da solo rinuncia ai modelli di vita dominanti, ai valori dominanti, eccetera, fa una scelta radicalmente diversa,
per cui un settago singolo è il totalmente alto, il totalmente diverso, essendo anche da solo anche totalmente debole, no? E l'altra riflessione, visto che giustamente Daniele ha parlato di usi diversi, oltre all'uso sociologico, che uso possiamo fare di questa figura? Allora, mi è scattato un altro collegamento, grazie anche al primo intervento di Ermanno, quando ha fatto il collegamento tra Bartolby, gli Eremiti, gli Asceti, eccetera, no? E, per caso, assolutamente per caso, visto che mi diletto anche molto di letteratura di storia, questi giorni mi è capitato sul naso un titolo, I segni dell'Anticristo, un libro di storia degli eretici italiani del Medioevo. Qual è il collegamento? Beh, la cosa interessante è che questi eretici, che fra l'altro tanti, mentre siamo abituati a pensare che in Italia pochi, invece tantissimi, non solo fra Dolcino, non solo Arnaldo Brescia, Mariato da Perimato e tanti altri, innanzitutto erano asceti radicali e poi alternavano fasi diverse della loro vita. In certi periodi erano degli eremiti, vivevano in solitudine, eccetera. Poi periodicamente quasi tutti costoro scendevano a valle e facevano i profeti, eccetera, proponendo posizioni di radicale alternativa rispetto ai valori dominanti della religione dell'imperatore, eccetera, no? Quindi eremiti da un lato, ma in altri periodi della loro vita eretici radicali che proponevano contenuti radicalmente diversi. Ecco, mi sono scattate queste riflessioni. Anch'io sono rimasta molto colpita dagli spunti che ci ha portato Cavazzoni a proposito dell'ascettismo, degli angeli. Direi che questo racconto, se seguiamo questa linea, dovrebbe essere interpretato come una parabola, no? E forse come tutte le parabole ha degli insegnamenti da darci. Però io credo che per comprendere in qualche modo, o per tentare di comprendere questo insegnamento, bisogna mettere a fuoco anche la figura dell'avvocato, non soltanto quella di Walter, che come giustamente anche scrive Deleuze nel suo saggio, sono due figure che vanno insieme, cioè non ci può essere Walter senza l'avvocato, e non ci può essere questo fallimento della comunicazione a cui tu facevi riferimento senza il fallimento dell'avvocato, no? Che compie uno sbaglio fondamentale nel rapportarsi con Walterby. Perché è uno sbaglio fondamentale? Perché io credo che l'avvocato in realtà abbia compreso Walterby, abbia in qualche modo raccolto tutta la conoscenza che è possibile raccogliere intorno a una figura così impenetrabile, così enigmatica, una figura che anche qui per prendere un po' lo spunto che ci dà della patologizzazione, penso che oggi lo definiremo un autistico, Walterby, no? E quindi una figura assolutamente impenetrabile, assolutamente indecifrabile, rispetto alla quale però si possono, come dire, si può accumulare della conoscenza. Tutta la conoscenza che è possibile avere intorno a Walterby è quella che raccoglie l'avvocato. Questa conoscenza tuttavia è qualcosa, forse questo uno almeno degli insegnamenti che può venirci da questo scritto è una conoscenza che dovrebbe essere impegnativa, cioè non dovremmo prendere atto, insomma, che non c'è sapere, non c'è conoscenza che può, come è stato detto anche nell'introduzione, essere neutro, neutrale. Ogni cosa che impariamo, ogni cosa che conosciamo ci impegna profondamente a un certo tipo poi di azioni conseguenti, e questo è quello che appunto l'avvocato non fa, perché a un certo punto semplicemente decide di disimpegnarsi nei confronti di Walterby. Questa è una cosa. Poi l'altra invece suggestione che portava Leonardo, anche questa mi sembra molto importante, non so, non avremo probabilmente il tempo di svilupparla, ma insomma Walterby è povero, non dimentichiamocelo. Posso? Scusate, una cosa velocissima che si collega a quello che diceva adesso Monica Dall'Asta, e, giusto per fare appunto come funzione di regia, nel senso che
Noè, sì, appunto per entrare anche un collegamento con cose che verranno dette dopo, sicuramente sia Donata che io parleremo anche di questi aspetti che finora sono stati più in ombra, tenendo conto che appunto tu citavi giustamente la parabola, il problema è chi racconta la parabola, appunto il Vangelo è il maestro che racconta la parabola. Nel processo di Kafka, in un famoso episodio, è il prete della cattedrale, che è già una figura molto più sospetta e meno attendibile. C'è questo problema di fondo, nel senso che finora, legittimamente però finora si è parlato di Bartleby in una prospettiva vagamente, non spero non dire una bestialità in termini filosofici, ma in una prospettiva vagamente ontologica, appunto Bartleby è questa cosa qui. Non dimentichiamo che Bartleby esiste in quanto costruito dal discorso e dalla voce di questo narratore, che fa tutta una serie di cose, quindi secondo me questo è un altro aspetto che va, appunto non voglio anticipare troppo, ma insomma va tenuto in considerazione. Certo, no, anzi, l'altra cosa che volevo dire era di allargare il più possibile la discussione. Dirò una cosa molto breve sulla prima delle accezioni, non tanto su quella, tre più su quella ontologica, ricollegandomi un po' a quello che diceva Giglioli prima. Cioè, credo che il punto insomma, della sua contestualizzazione, secondo me, è molto calzante tra gli anni 70 e adesso, della figura di Bartleby, della sua ripresa e della sua collocazione nelle vite politiche insomma, delle persone, e poneva al centro proprio questa categoria di esodo, in qualche modo, se non categoria, questo movimento dell'esodo, ed è proprio su questo, secondo me, che si gioca il cambio di tonalità tra una serie di figure, una serie di letture degli anni 80, anche degli anni 90, e quella che in realtà fa Bartleby, facciamo insomma, oggi qui a Bologna. Semplicemente perché quella sottrazione radicale nel corso dei, insomma, di un decennio, di un quindicennio, insomma, ha mostrato la sua violenza, o quantomeno una risposta violenta, cioè la sottrazione, l'esodo non è aggiramento del conflitto, cioè in qualche modo il sottrarsi a un ordine del discorso, anche a un ordine della lotta politica, non fa venire meno la risposta in qualche modo violenta, conflittuale, che viene opposta dal faraone, se la vogliamo mettere in questi termini. E la risposta è violenta per una duplice ragione. Per una ragione discorsiva, cioè che quando si produce un esodo, in qualche modo il potere cerca di rimporre una relazione che tu hai rotto. E dall'altra parte questo imporre quella relazione significa immediatamente porre fine alla vita di quell'esodo, cioè che è un po' quello che succede a Bartleby, cioè il continuo tentativo di comprendere, però dal punto di vista dell'avvocato, della società normale, quello che, cioè, i comportamenti di Bartleby, e dall'altro l'esito, cioè la morte, laddove non c'è possibilità di comprensione dal punto di vista del potere, cioè l'esito della morte. Ed è un po' quello che, in qualche modo, ritorno sulla nostra esperienza, cioè è un po' quello che ci troviamo a vivere ogni volta, cioè quando si parla del rapporto con l'università, del rapporto diverso col sapere, del rapporto diverso con la città, del rapporto diverso con l'arte e la cultura, si tratta di un esodo, cioè si tratta del pensare a delle linee di fuga rispetto a quello che esiste e a costruirle. Questa cosa, come ci siamo resi conto, come continuiamo a renderci conto, non è aggiramento del conflitto e soprattutto non elimina la risposta violenta che viene messa in campo dall'istituzione o dallo status quo, mettiamola così, per allargare il discorso il più possibile, ed è quello che continua a verificarsi. Quindi questa doppia presa di coscienza rispetto all'esodo automaticamente apre la prospettiva di Bartleby da un essere singolare a un'essenza collettiva, cioè a un riempimento collettivo, perché il progetto, l'esodo deve essere costruito a più voci necessariamente, e per questo credo che si continua a parlare della vita o della morte di Bartleby come personaggio, ma anche come, in qualche modo, come esperienza politica in città anche, e in generale sulle possibili interpretazioni in questo senso. Quindi quello che dicevi è, insomma, secondo me, molto calzante, a partire proprio anche dalla prospettiva dell'esodo. Ci sono degli altri interventi? Sì. Abbiamo
abbiamo ancora diciamo 5 minuti, dopodiché 5-10 minuti, dopodiché ci sono poi c'è la seconda parte, sì, perché vedo già Sì, mi ricollego a quest'ultima cosa che ha detto Simo, magari trovo un po' a spingere un po' di più, nel senso che anche io ho trovato estremamente affascinante questa idea di, come dire, di Bartoli come sorta di altro di ritorno a casa, di ritorno al privato, se così possiamo dire, ma mi è venuto in mente una lezione di Paolo Rimo, che penso sia venuto a Roma 3, e che con un approccio completamente diverso, più come dire semiotico, per così dire, linguistico, andava a individuare il no come, diciamo, enunciato intrinsecamente inattuale, no? Come categoria politica intrinsecamente inattuale, nel senso che rifaceva, diciamo, un discorso a livello di percezione partendo, diciamo, dal presupposto che noi non possiamo immaginarci delle non situazioni in qualche modo, cioè, non abbiamo un, come dire, una memoria immaginativa che possa rappresentare una non azione in qualche modo, no? E in questo senso, cioè, l'inattualità proprio di questo no mi sembrava una suggestione molto bella per questa idea, come dire, del periodo del riflusso che c'è stato fino agli anni 70 e così via, che in qualche modo riportava in vita un po' anche questo ruolo fortemente affermativo dell'enunciazione, anche della catenazione collettiva di enunciati in qualche modo, no? E quindi se si registra effettivamente questo esodo che è stato messo in campo con delle strategie di rimozione storica estremamente violente, di cui anche la mia generazione paga lo scotto adesso sicuramente, c'è anche, come dire, forse una speranza nel vedere questo esodo come una sorta di fuga in avanti in qualche modo. Poi mi era anche piaciuto, e vabbè, con questo chiudo brevemente, cioè il riconsiderare il testo letterario in base, come dire, a un valore dovuto, cioè questa idea che non ci interessi tanto alla fine dei conti, diciamo, che cosa effettivamente dica un testo, ma che cosa abbia ancora da dire in qualche modo, che cosa che possiamo ancora fargli dire, no? E in effetti io quando, io sono estremamente ignorante rispetto a me, però quando avevo letto Bartleby, abbastanza recentemente, tra l'altro l'avevo letto in una maniera totalmente diversa, cioè questo ruolo attivo di Bartleby non l'avevo così direttamente colto, mi sembrava più che si presentasse come una totale alterità di fronte alla quale infatti anche il linguaggio del capo d'ufficio va progressivamente disgregando, si trova come qualcosa di macchino che va quasi da sé. Però appunto quest'ultima rilettura qui, questa idea che a seconda dei fili che vogliamo tirare, cioè ogni volta posso parlare delle epoche diverse, che non ci siano appunto per conseguenza.